dico, è bello pensare alla libreria non solo come un luogo, come un'attività commerciale in cui vendere e basta, ma anche come un luogo in cui poter fare cultura e poter proporre cultura soprattutto. Allora, Alberto presenta questo suo ultimo romanzo, Non esisto, e questo romanzo, vabbè, innanzitutto l'edizione Clichy, che è una, in realtà, una piccola casa editrice che è specializzata in narrativa francese, nordamericana forse anche. Tu inauguri però una collana completamente nuova, Place d'Italie, che fondamentalmente propone una letteratura italiana, insomma, di alto grado e un alto stile. Quindi lo fai con questo libro. Il libro inizia con una dedica molto bella, e quindi tu dedichi questo libro a chi non sa dove andare, che fondamentalmente è la storia della protagonista, che è Maria, che esce da un'esperienza, quindi da un carcere, e affronta la sua nuova vita con un passato che in un certo qual modo cerca di riacchiapparla più volte, cerca di riportarla giù. Quindi la prima cosa che ti chiederei, innanzitutto, una storia così particolare, qual è l'ispirazione, cioè da dove nasce una storia così, così particolare? Allora, intanto grazie a te dell'invito, grazie a voi di essere qui. È una storia che parte un po' da lontano. Ogni libro ha una storia a sé, ogni gestazione ha una storia a sé. In questo caso è davvero un libro che parte da tanti anni, dai miei 20 anni, in cui per la prima volta incontro una persona che è stata dentro, ed è stata dentro per tantissimi anni. Parliamo di un uomo che di carcere si è fatto 26 anni. Questa persona, che è mia amica, in quel periodo della mia vita, io vivevo a Bologna, e una notte mi confessa che il carcere gli manca. E a me questa frase, che allora ventenne, un po' sciocco, un po' spesso anche, va detto, ubriaco, passa e rimane lì, a leggio, come le storie di Gianni Celati, no? Il vento volatore. E però rimane. Non avevo gli strumenti per tenerla in mano, quella frase. Rimane lì. Rimane, riecheggia, risuona e acquisisce soprattutto forza e pesantezza, diventa sempre più forte. Succede che qualche anno dopo incontro e divento un po' amico di una donna che di carcere si fa solo, mettete voi le virgolette, un anno, perché comunque invito tutti a farsi solo un anno di carcere. E questa persona, quando esce, trova la sua vita azzerata, perché il marito e i figli la di fatto diseredano. E anche questa cosa inizia a diventare un mattone. Io scrivo altri libri, hai letto i miei libri passati, in qualche modo hai visto che mi piace infilarmi in territori, diciamo, non comodi. E quindi se 10-15 anni fa mi avessi chiesto: vuoi scrivere un libro con protagonista una donna che esce di carcere, avrei detto no, non mi interessa. Nel frattempo io, con altri miei libri, per altre questioni anche biografiche, inizio ad andare in carcere. E lì mi arriva addosso tutto il resto della vita e tantissime storie. La prima cosa che ti succede quando entri dentro sono le storie che ti arrivano addosso come il Bayon. E costruisco questo puzzle, questa geografia, se vuoi anche della disperazione umana, ma soprattutto questa necessità, secondo me, di scappare in avanti, di fuga, che è il vero, se vuoi, è il vero movimento dell'intero libro. Mi fa piacere che, come prima come dire, suggestione, hai citato la dedica, perché la dedica, più che le mie chiacchiere, più che le tue di chiacchiere, più forse ancora di quello che c'è scritto poi nelle pagine del libro, spiega bene qual è quello che voglio sia il baricentro emotivo in cui chi legge deve inserirsi, cioè chi non sa dove andare, dove il chi non sa dove andare è ovviamente una persona che è stata in carcere e si trova nello zero assoluto fuori dalla porta, ma il chi non sa dove andare può essere una sensazione, un mood, uno stato d'animo, una presa di coscienza, una sconfitta anche, o anche una rinascita, volendo, di anche persone nel mondo ricco. Pensiamo a un lutto, a un trauma, pensiamo al lockdown. Questo libro è uscito da 2 mesi e ho già, in effetti, per fortuna, fatto quasi 30, anzi forse più di 30 presentazioni.
e ci sono tantissime persone che mi hanno detto ci ho visto dentro il lockdown, non avevo assolutamente intenzione che ci finisse dentro, però probabilmente ci è finito perché poi la nostra biografia esonda e cade in tutto quello che facciamo, figuriamoci in un romanzo. Ma questo senso di mancanza del carcere a me in realtà ha molto colpito, perché poi anche il titolo Non esisto, in realtà questo libro in realtà tu l'hai scritto in prima e terza persona, quindi si alterano all'interno della narrazione, e in un certo qual modo, e questa è una frase che poi Maria in alcuni momenti della sua vita, della sua storia, si dice io non esisto, quindi manca proprio la sua identità, ma non esiste neanche per i suoi familiari, per cui c'è questa scena molto molto forte in cui lei rientra a casa, non vuole molto spoilerare, per cui torna a casa, in cui regna sovrano il silenzio, quindi il silenzio dei genitori, si sente solo il ronzio della televisione, si sentono le forchette sui piedi, quindi c'è molto bella anche questa immagine. Comunque lei da una parte quindi si rende conto che non esiste, dall'altra parte poi lei ad un certo punto prova quasi un senso proprio di nostalgia, perché dice almeno in carcere qualcuno, magari qualche lacrima l'avrebbe versata per me, almeno in carcere, che ne so, qualcuno almeno mi avrebbe rubato un pettine, per esempio, la sede, quindi l'avrebbe fatta sentire viva. Invece fuori lei manca proprio di questa identità, quindi com'è possibile, cioè, riuscire ad arrivare addirittura a provare nostalgia per un'esperienza così forte come quella del carcere, che lei paragona a chi ha incontrato la morte o la guerra? È un'esperienza totalizzante ed è chiaramente questa ammissione, e ti assicuro che quando anche per questo libro sono andato a parlare dentro, ho visto insomma omoni di 100 kg, a differenza nostra muscolosi, tatuati, eccetera, con cui non passeresti molto tempo in una stanza, o insomma cercheresti una via di fuga, mettersi a piangere, perché è la constatazione di una sconfitta, di un fallimento, aggiungo il fallimento del mondo di fuori, certo dell'istituzione carceraria, che comunque è uno strumento nostro, no? Certo, non è un'entità che viaggia e si crea da sola, è una constatazione, però è vero, è più che al tema della libertà, che chiaramente è una parola che noi con cui giochiamo come le palline, ci divertiamo, con disinvoltura utilizziamo, e credo anche che la libertà, se vogliamo nel mondo ricco di oggi darle una definizione, sia un'occasione mancata più che uno stato mentale o sociale. Comunque, tornando a prima, secondo me il vero tema è che questa, come dire, mancanza del carcere, ma chiaramente lo tratteggio con molta brutalità, è più legata non al tema della libertà quanto a quello dell'identità. Se tu chiaramente non hai costruito, non sei riuscito a costruire, per opportunità, per nascita, per ceto sociale, anche se ora non si dice più come la classe, non sei riuscito a costruirti un'identità, e per assurdo in un perimetro, in un metro quadro tossico, violento, che in un mondo ideale non dovrebbe esistere come quello del carcere, un'identità la trovi, malsana, violenta, anche caricaturizzata, no? Perché trovi il tuo ruolo, come lo trovi negli uffici, nelle scuole, negli ospedali, trovi un ruolo e dentro quel formicaio, quando tornerai a uscire, se non c'è stata la fortuna, l'opportunità, l'incontro giusto che in qualche modo ti aiuta a costruirti qualcosa di concreto per il dentro e per il fuori, tu tornerai ad essere una persona senza identità, e una persona senza identità farà il gioco dell'oca, come nel gioco dell'oca torna dallo zero e ricomincia dal carcere. La recidiva è il grande problema, ha delle incidenze che rasentano il 60-70% e in carcere i modelli il 20%, quindi quello, i numeri spesso purtroppo parlano meglio della poesia. Non se ne parla tantissimo in realtà del carcere, cioè in letteratura, poi magari in cinema, sulle serie TV, cioè se ne parla. A me in realtà ha fatto venire in mente, sicuramente lo conosci, un romanzo che poi non è un romanzo, è un saggio, quello di Fine Pena Mai. Certo. E quello è veramente, racconta di fare del giudice, fa solo, praticamente racconta questa corrispondenza tra un giudice che in un maxi processo dell'85 ha praticamente incriminato circa, c'erano tipo 250 imputati, e lui comincia
un certo, quasi, forse quasi sentendo sincopa, perché poi in realtà poi lui condanna all'ergastolo questo pare che si chiami Salvatore, e comincia la corrispondenza lunghissima durata tipo 26 anni. E lui ad un certo punto dice che il magistrato, che il carcere senza una precisa attività riabilitativa, educativa, diventa come una sorta una morte parziale, come un'amputazione di una parte vitale della propria esistenza. Quindi con queste premesse, insomma, che il carcere possa essere riabilitativo, non lo so, cioè dipende. È mortificante. Ma secondo te, invece tornando al libro, per Maria il carcere ad un certo punto le dà, poi le fa uscire con una nuova linfa vitale, cioè è servita, ritroviamo in lei questa riabilitazione? No, lei non è rimessa al mondo in maniera virtuosa, ma il suo percorso sicuramente, e lei lo dice, si è arricchito, cioè la sua vita si è arricchita per assurdo più dentro che fuori. Una constatazione che fa in carcere, nessuno dice oh, guarda quella lì poverina o quello lì poverino, mentre fuori, e voi stesse, potete stessi, ma c'è qualche rappresentante, una delegazione maschile, potrete accorgervi che continuamente noi pensiamo, e a volte diciamo anche di qualcuno che incontriamo, questa poverina o poverino, è proprio un tic, se vogliamo, primitivo, che però in carcere subisce una sospensione, perché in realtà il poverino sei tu, in quel momento sei tu, nella sventura sei tu, nelle sabbie mobili sei tu, e questa ricostruzione e riconoscenza del dolore altrui, credo che sia un passaggio che in carcere avviene in maniera, cioè diventi cintura nera di dolore molto in fretta. Adesso i nuovi stupidi al potere, come tanti altri stupidi al potere, vogliono ripristinare la leva obbligatoria, io molto più banalmente, con anche un dispendio di soldi minori, direi facciamo passare 2 giorni in carcere alle persone, credo che uno servirebbe per capire molto di loro e l'altro per capire meglio il mondo, insomma, anche la nostra banalmente grande capacità di inciampare nella vita, che spesso non riconosciamo, soprattutto nel mondo di adesso, performante, felice, il nostro mondo acchiappalaico. Dal carcere, tu hai fatto delle presentazioni in un carcere, ma chi legge, vabbè, senza aver avuto questa esperienza diretta, ok, ma come è stato preso, cioè da chi ha in realtà questa esperienza l'ha vissuta, le tue parole, avrai avuto modo di parlare con loro, che tipo di feedback hai ricevuto? Guarda, io sono stato per altri libri e ripeto per anche questioni biografiche dentro. Su questo libro avevo molta paura, o comunque ci sono andato con le pattine, perché è chiaramente come andare a parlare, uso una metafora più divertente, in aereo dici va che film danno, devo fare una lunga trasvolata oceanica, che film danno, solo il film su disastri aerei, cazzo, che sfiga, cioè proprio così, sì. È uguale, mi sembrava di indugiare in un sentimento già di per sé mortificante, come quello della reclusione. Quindi a tutti gli operatori, guarda, mentre venivo qui al telefono ero con una persona che mi ha invitato a Cesena, in un centro, eccetera, eccetera, ho detto leggete il libro e poi ne parliamo. È uguale, ho detto a tutti, anche operatori che mi avevano chiamato per precedenti romanzi, che comunque non erano romanzi del Walhalla, però avevano il campo almeno di azione spostato. Quindi sono sentito in dovere di ripeterlo e ribadirlo questa premessa. Detto questo, gli inviti sono comunque arrivati, gli incontri sono avvenuti, e sarà perché io quando sono dentro sento il cosiddetto odore del sangue, sarà perché lì c'è una vita che ha bisogno, se non altro, di comprendere che qualcuno dall'altra parte ha capito, cosa non lo so, ma ha capito quello che ha davanti, e poi sentono l'odore di chi entra dentro senza morbosità, senza... ci sono banalmente, ti racconto questa, in una delle carceri in cui sono stato, chi mi ha invitato mi ha chiesto ma vieni con i fotografi? Io ho detto no, perché devo venire con i fotografi? Perché alcuni vengono con i fotografi. Quindi capisci anche l'ambito in cui lavoriamo.
E su questo libro, che non è un è un libro durissimo, se qualcuno lo deve ancora leggere, lo premetto con assoluta onestà, è un libro che può essere anche non del tutto consolatorio, anche se poi vorrebbe insomma raccontare un po' di pietas umana di cui secondo me il mondo bisognerebbe nutrire. Invece grandi dibattiti, grandi spunti, grandi immedesimazioni, quello è il miglior complimento che mi possa fare una persona che queste cose le ha vissute davvero, non come me che sono banalmente un narratore che si nutre di carcasse come tutti gli scrittori, e il complimento migliore è quello, la riconoscere che mi sono infilato in un baricentro emotivo che appartiene a qualcuno che questa esperienza l'ha avuta davvero. Molto bello poi anche all'interno del... molto belli sono i passaggi in cui tu racconti, in cui poi tu descrivi un po' i luoghi, in cui poi si dipana la storia, nel senso che mi sembra che un po', poi magari... cioè, però mi sembra che un po' si riflettano quello che è un po' lo stato d'animo di Maria, cioè al suo senso di smarrimento, alle sue paure, alla sua tristezza, si contrappone questi ambienti fatti da periferia assolata e assonnata, tu dici una periferia vittima di promesse non mantenute dei politici, con queste figure bellissime dei tram stanchi che portano in giro la stanchezza di persone stanche, cioè, e quindi mi sembra che in un certo modo quello che i luoghi facciano un po' come da specchio allo stato d'animo di Maria, sono molto belle quelle pagine in cui ti scrivi questa cosa qui, cioè, qual è questa periferia, qual è questa città? È un romanzo appunto di movimento, a differenza di altre protagoniste di altri miei romanzi che in qualche modo reggevano molto bene il palco e tutto girava intorno a loro con una forza tutta loro appunto, qui Maria si muove, si deve muovere dal primo momento, si chiude il cancello, va verso la sua famiglia, prende una bicicletta, va a piedi, corre, si ferma, dorme dove capita e va a cercarsi questa possibilità. A un certo punto lei dice: dove sono le cose belle? E che è una, se vogliamo, domanda infantile, però è un'istanza che dovrebbe accompagnarci. Il tentativo di far immedesimare chi legge in una vita che dovrebbe essere totalmente distante da quelle che chiamiamo con leggerezza normali, è che se appunto fuori da quella porta c'è lo zero assoluto, dove per zero assoluto è mangiare, bere, dormire, fare l'amore, innamorarsi, perché li metto nel paniere delle cose essenziali, anche quelle, se riesci a medesimarti a un certo punto nella storia di Maria e sei lì a fianco a lei, allora ho vinto in qualche modo, sono riuscito a fare qualcosa di buono. Soprattutto perché il gioco di forzatura, anche di durezza nel libro, dovrebbe quasi addirittura invece allontanarti, invece quello che voglio fare è proprio quello. E a un certo punto, spero, e sono anche ormai convinto, visto che appunto, il libro è fuori da un po' e per fortuna di letture ne sono arrivate davvero da ragazzino. Poi tu hai un tour di presentazioni mondiale, non stai mai fermo. Mondiale, se vogliamo comprendere Busto Arsizio come fuori extra territoriale, sì. No, è una battutaccia questa, cancelliamo, c'è poi un editing, la diretta, vabbè. Ma diretta. Ciao Busto, ci vediamo tra due settimane. No, esatto, ci vedremo fra due settimane, Busto Arsizio. Dovrò scrivere qua. No, e a un certo punto leggendo, e di questo mi sono poi reso conto che succede per fortuna, ti dimentichi la prima voglia, la prima curiosità che hai, che è quella di sapere perché Maria è dentro. Non te ne frega più nulla, non è più importante. Mentre invece, chiaramente, appena incontri una persona che ha avuto un'esperienza del genere, la prima primitiva domanda che ti fai: come mai sei dentro? Come mai è stata dentro? E invece dopo un po' questa cosa deve smettere di importarti. Senti, una curiosità, allora, tu utilizzi un linguaggio che è molto, anche molto asciutto, molto poetico, senza tanti fronzoli, ma molto, molto intenso e delicato. Poi ad un certo punto, durante la narrazione, si interrompe la narrazione e tu tiri fuori dalla storia carceraria, dalla storia, insomma, anche dalla mitologia, quindi c'è Persefone che viene rapita da Dade, e poi non so, Giovanna d'Arco, la genesi di Marco Polo.
qual è il significato? Che in certo, in primo momento ti destabilizzano un attimo, poi in realtà aggiungono, secondo me, contenuto e anche delle sfumature maggiori al libro. Qual è lo scopo di questi intermezzi? Nessuno, sono pazzo. No, non è vero. Un po' l'ho pensato. Non volevo dirlo. No, non è vero. C'è una spiegazione, come dire, letteraria, che è quella poi che coincide con la verità. La storia di Maria è veramente grossa come un mignolo, è piccolissima, una storia con la S minuscola, che è una storia che incontriamo davanti alle stazioni, sotto i portici, spesso alziamo la gamba per sorpassarle, spesso ci giriamo perché comunque dà fastidio quella roba lì, dà noia, no? Perché devi andare a prendere il tuo figlio a scuola, perché ti girano le scatole, perché a lavoro è successo qualcosa, perché danno la tua serie TV e vuoi andare a vedere le ultime tre puntate a casa, perché. E quindi queste storie con la S minuscola ci attraversano, a volte, a meno che non ci cadono proprio addosso, ce ne importa e ci passano attraverso. È una storia piccolina, all'interno delle storie dell'universo, l'universo peraltro, i pianeti sono una delle mie ossessioni, passo molto tempo a guardare documentari, leggo, ho quelle ossessioni lì, esatto, tra l'altro, e volevo inserire in questa geografia della curiosità umana, delle curiosità umane, ma anche delle esistenze umane, alcune cose. Tu hai citato il mito di Persefone, Marco Polo, ci cade l'internato in manicomio Adolf Wolfli, ci cade a un certo punto l'isola di Pasqua, che è un fallimento umano, è molto emblematico secondo me della capacità dell'essere umano di rovinare persino la bellezza, a mo' di inserti, se vogliamo sembrano inserti pubblicitari o, come ha detto un lettore, sono gli inserti Wikipedia. Va bene tutto, però sono interessanti. Ognuno lo prenda come vuole, però compongono un puzzle della curiosità umana. E poi arrivo alla risposta vera: la vita minuscola, l'esistenza minuscola e anche, se vogliamo, insignificante di Maria ha la stessa dignità della vita di Marco Polo, dell'isola di Pasqua, degli universi in cui qualcuno probabilmente in questo momento se la riderà per altri motivi, eccetera. Questo è il vero significato, se c'è un motivo per cui ho creato questa cosa. Invece, nella vetrina delle esistenze umane c'è anche lei. Prima abbiamo creato un dibattito tra di noi, cioè parlavamo un po' di quello che Maria costruisce all'interno della storia, quindi raccogliendo in giro con dei pezzi di cartone, quindi praticamente lei crea questa sorta di mondo ideale, di albergo. Me lo vuoi raccontare? Nel senso che è molto bella questa immagine, che poi purtroppo Modolino fa una brutta fine, però è molto carino, è come se lei in un certo qual modo volesse ricomporre, io l'ho vista un po' così, i pezzi della sua vita, volesse ricrearsi come un mondo ideale, una vita ideale, e lo fa proprio fisicamente raccogliendo dei pezzi. No, l'hai detta benissimo, è proprio quello. Grazie. È una casa delle bambole, se vogliamo, questa è una, è Babele, lei la chiama Babele, questa... invenzione, attività imprenditoriale che lei costruisce col cartone, un ristorante con gli alberghi, insomma racconta a se stessa e purtroppo anche a chi ha di fianco, che non ne può più di questa stupidaggine, che però secondo lei è una grande impresa appunto economica. Questa è mutuata, molto banale, è mutuata da alcuni miei studi, ho studiato l'arte e la narrazione degli internati in manicomio. E c'è una molto importante parte di loro che tende, penso agli schizofrenici, a ricostruire in maniera virtuosa la loro vita, che è spesso inefficace, fallimentare. Quindi nelle loro vite, che spesso sono veramente vite massacrate sul nascere da loro stessi, da soprattutto in epoche in cui c'erano meno tutele per i fragili, loro tendono di fianco a ricostruire, come hai detto tu benissimo, vite virtuose in cui salvano le persone, in cui hanno successo, fanno i soldi, eccetera. Cioè, uno dei matti che ho messo dentro il libro, che è Adolf Wolfli, che è uno dei miei cavalli di battaglia, uno dei miei personaggi feticcio, su cui ho fatto anche la mia tesi di laurea, eccetera, eccetera, era un pazzo svizzero
internato in manicomio a 20 anni, ha vissuto tutta la sua vita dentro, dipingendo cose meravigliose. Comunque si è inventato questi viaggi a New York, dove ovviamente non era mai stato, in cui salvava vite umane, e lui era finito dentro per presunta pedofilia. Un analfabeta finito dentro per presunta pedofilia. Quindi proprio l'apice, la meraviglia e l'afflizione umana, l'abisso umano. Ancora una figura di donna, ecco. Nel senso, adesso abbiamo una donna che ha avuto, un'esperienza molto dura in carcere, poi abbiamo nei tuoi precedenti romanzi la professoressa alcolizzata, poi abbiamo la prostituta, insomma sono sempre immagini molto molto forti. Tu da uomo riesci proprio a calarti bene, cioè nel senso riesci proprio a è difficile riuscire a rendere poi con tale delicatezza, con profondità, uno stato d'animo che magari non ti appartiene. Quindi il perché di questa scelta e se il prossimo protagonista sarà maschio. È una richiesta o una... No, chiedo. No, il perché pago una professionista ogni settimana a cui insomma fatturo, insomma lei sta cercando una risposta, no, è una stupidaggine, non c'è un perché, non ho una risposta intelligente su questo, mi viene bene o mi viene voglia di farlo, quindi non so se poi mi viene bene, insomma il miglior complimento che ho ricevuto era da un editor di Guanda, che era il mio editore di due libri precedenti, che è Laura Bosio, che mi ha detto non sembra un libro scritto da un uomo. Questo è stato un bel complimento. In generale, in quel territorio lì mi ci avventuro con disinvoltura e senza paura. Non so dirti un perché, potrei raccontarti qua le stupidaggini del fatto che ho molta sensibilità, che so ascoltare, boh, palle, chi lo sa, non ne ho nessuna idea e non ho nessuna certezza in merito. Mi viene in mente sempre, tu hai citato prima Dolcissima Abitudine, che è il mio libro precedente, in cui mi era caduta addosso, a proposito di genesi strane dei romanzi, la storia di questa donna che per 50 anni aveva fatto la prostituta a Torino. Mi sembrava una storia così potente che ho voluto, appunto, da sanguisuga, da mostro, avvicinarmi. Però quell'avvicinamento che faccio alle storie, così come quando vado in carcere, così come quando ho conosciuto altre tensioni umane, in realtà poi non si svolge da mostro. La Rosa, che non si chiamava Rosa, prostituta di 50 anni a Torino, mi ha fatto entrare nel suo mondo e in quelle immaginario di storie incredibili che sono passate dal suo metro quadro, dal dopoguerra fino all'altro ieri, perché invece non aveva percepito né morbosità, né cattiveria agonistica, né un interesse che non fosse quello davvero della curiosità umana. Se vuoi, ha proprio annusato anche una disperazione simile. Ecco, quello che mi piace di raccontare alcune storie, che per motivi casuali immagino, o magari appunto me lo dirà la mia analista tra qualche anno, sono di donne, soprattutto recentemente, e che credo che lì dentro ci sia anch'io. Sintetizzando, a San Vittore, che è un carcere di Milano, un ragazzo, probabilmente anche volendo farmi risparmiare un po' di soldi, mi ha detto: tu non me la conti giusta perché Maria sei tu. Forse questo è in tre righe, però verosimilmente, insomma, anche Flaubert aveva detto una cosa simile, però appunto non aveva sgozzato una rapina. Mi anticipi qualcosa su cosa stai lavorando adesso? Niente. No, ho due... lo so, è deludente questa cosa. In realtà c'è un'idea. Qualcosa, ti deluderà, ma credo ci sia una donna di nuovo come protagonista, però al momento sono due file nel mio computer che hanno dei nomi di lavorazione imbarazzanti che non ripeterò, sono lì, è come quando ti metti a fare le polpette, e ti vengono male. Quando scrivi fondamentalmente, perché poi tu anche tu fai il lavoro in ansia, sempre in giro. Sì, quindi macchina. In questo momento la mia testa è simile a quella di, di un lavoratore a cottimo. Quindi in macchina scrivi. Non ho un metodo, ovviamente, ma nella vita non ho un metodo nella mia vita.
scrivo molto e molto bene, o almeno penso di scrivere molto bene, all'alba estrema. Io negli anni ho proprio invertito la clessidra, ho fatto per tanti anni l'alba, e credendo che fosse il mio mood ideale, si chiamerà banalmente vecchiaia. Comunque, detto questo, mi piace tantissimo, mi sveglio verso le 4, le 5 e fino a che il mondo si sveglia io lavoro benissimo, fino alle 7, poi inizia il mondo a svegliarsi e quindi corro, diciamo tra le 6 e le 8 non va, anche perché spesso devo anche uscire, però diciamo ci sono due ore almeno, due ore e mezza a mia completa disposizione, e sono le ore in cui il mio cervello su questo fronte lavora meglio. Ma siamo in libreria, quindi io non posso non chiederti quali sono i tuoi autori preferiti, quali ti ispirano e cosa cerchi di mettere poi magari quegli autori che in certo qual modo poi si riflettono nei tuoi romanzi. Io avrei, nel senso, il primo libro che ho letto, e forse l'avevo anche letto, a me l'ha ricordato molto Carver, proprio come immagini veloci. Tu in che cosa ti rivedi più? No, non mi rivedo, e peraltro credo sia un esercizio fallimentare quello di rivedersi, perché più delle volte finisce per essere un ricopiare o un caricaturizzare, tanto è vero che soprattutto mentre si scrive è dannosissimo incontrare un autore che ti piace, soprattutto se non l'hai mai letto, è pericolosissimo, perché finirai come nell'amore per aderire a quella creatura che si chiama amore insieme all'altra persona, mentre invece ho dei santi letterari che sono lì dietro le mie spalle, penso a Rabal o a Simenon, su cui ho scritto anche dei libri, tornando indietro, Arpino è stato uno delle mie scoperte, Lucia Berlin, che ha scritto dei racconti strepitosi. Ho avuto un innamoramento recente e colpevole, perché è uno di quei santi che uno dovrebbe avere in una educazione letteraria seria, ma io ho fatto l'ITIS, sono un autodidatta, che è Doris Lessing, che non avevo praticamente mai letto, ho letto con molta leggerezza, infatti è finita nell'esergo di questo romanzo. Lì c'è anche una storia che se avremo tempo, insomma, quelle che domande che uno si induce. Sì, è vero. Vorrei che mi chiedesse, ecco, hai citato Lessing? No, però è una storia buffa. Io non la leggo perché non sono capace e non sono così. No, ma non la leggeremo. Non la leggiamo. Però tipo così, dando anche un lancio di antipatia gratuita. Poi sono torinese, posso permettere. Esatto. No, però racconta, è buffo, così alleggeriamo anche, come dire, le argomentazioni. Racconta molto bene il mondo del web. Web è un boomer, comunque vabbè, lasciamo per un momento di crisi. Comunque inciampo nell'internet, peggiorando la situazione, inciampo così online in questa citazione attribuita a Doris Lessing, frase meravigliosa, proprio tombale, di quelle che tu dici, cazzo, che frase fantastica, la voglio in esergo al mio romanzo nuovo, no? Poi stava benissimo con la storia. Però, essendo un pessimista, essendo torinese, essendo comunque uno che ormai ha il sesto romanzo e lavora nei libri da tanti tanti anni, voglio fare quel passo in più che di solito si fa in rete, cioè voglio sapere se è vero che è una frase di Doris Lessing, mi attribuita, ma andiamo avanti. Quindi interpello le persone che nel frattempo, visto negli anni, avevano postato con molta leggerezza quella frase, e chiaramente nessuna di loro mi ha saputo dire da dove era stata presa, anche balbettando, no, ma è un'intervista, no, un romanzo, però nessuno di loro lo sapeva, l'aveva ripostata, perché comunque ti arriva una cosa, ne sei convinto e la rimetti, perché chiedersi come mai, però visto che finiva in un mio libro volevo esserne certo. Ho fatto le traduzioni in inglese, ho chiesto a Feltrinelli le fotocopie, perché purtroppo non è digitalizzata Doris Lessing ancora, quindi tutte fotocopie, è un disastro. Cosa fa un ossessionato? Voi siete qui adesso invece di fare altro, quindi siete anche voi malati di libri. Cosa fa uno? Lascia perdere. No,
compro, prendo tutti i libri di Doris Lessing, me li metto sulla scrivania e chiudo dentro a mo' di folle e inizio a leggermi tutta Doris Lessing. Prima o poi salterà fuori questa cosa. Non salta fuori. No, per fortuna io leggo abbastanza veloce. Però chiaramente non salta fuori. Non salta fuori, ma poi avevo fatto la traduzione in inglese, avevo coinvolto il vostro quasi conterraneo Giorgio Fontana, che è un secchione, a differenza mia che sono un ciarlatano, lui è un secchione, ma anche lui mi diceva che Alberto secondo me non è di... Quindi tutta una serie di cose non esce fuori. Ma, e questo perché gli dèi della letteratura un po' ti devono voler bene, cazzo, a un certo punto salta fuori questa frase che non solo è ancora più bella, non solo è ancora più pertinente, ma è quella che è finita qua. Ve la leggo visto che non vuole. Capace. E poi dice molto anche, se vogliamo, di un afflato fanciullesco che secondo me è infantile. D'altronde l'istituzione carceraria tende a infantilizzare l'essere umano, detto. Una bambina se ne sta seduta sul sedile di un treno in compagnia del suo orsacchiotto e della valigetta di cartone che contiene i vestiti dell'orsacchiotto. Toglie all'orsacchiotto i vestiti, li ripiega per bene e poi prende altri vestiti dalla valigia, riveste l'orsacchiotto, gli dice di starsene buono e di sedere tranquillo. Poi ritoglie i vestiti all'orsacchiotto, li ripiega, tira fuori un terzo ricambio di pantaloncini e giacca, ripone nella valigetta i vestiti che ha tolto, perfettamente piegati, e riveste l'orsacchiotto. E così all'infinito, mettendo in ordine il mondo, tenendo sotto controllo gli eventi. Eccoti qua, sei un bravo orsacchiotto, lindo e pulito. Questa è Doris Lessing ed è una frase che secondo me racconta e introduce molto bene Maria, la casa delle bambole, va bene, e tante altre cose. Ok, magari qualcuno vuole fare qualche domanda, qualche curiosità. Tu. Vai. So che non te l'aspetto. No. Io. Sì. Ok, forse chi è? Ah, tu. Allora, io faccio una domanda un po' di parte, perché in realtà poi non so se è stupido o meno, troppo, ho la curiosità, come dicevi appunto prima, Omala. E mio padre lavora come ovviamente guardia carceriaria a San Vittore. Ok. E quindi la mia domanda è, ma nel tuo percorso nel sentire le storie dei carcerati, hai sentito anche qualcosa dall'altra parte o ti sei, diciamo, focalizzato solo sui detenuti? Ti do una risposta furba, non c'è un'altra parte. A Savona, faccio una presentazione una settimana fa, viene nel pubblico una guardia carceraria. Chiaramente per noi le guardie carcerarie nell'immaginario letterario e cinematografico sono degli stronzi, che torturatori, che non vedono... In realtà poi a volte... spesso sono persone come spero sia tu qua. E questa persona viene e mi inizia senza voler chiedermi, darmi una risposta, volermi far dare una risposta, però inizia a raccontarmi e mi racconta dei suicidi dei suoi colleghi, perché nella statistica dei suicidi, cioè quel perimetro violento è il perimetro di tutti. Poi è chiaro che si può giocare a guardie e ladri, però se poi voglio rispondere in maniera piatta, questo è un'introduzione per dirti quello che poi penso del sentimento umano, se devo darti una risposta più piatta e più, come dire, severa a questo, è chiaro che il mio campo d'azione è stato quello che riguarda chi finisce dentro per il reato. Dopodiché ad altre presentazioni vengono delle persone che fanno parte dei comitati delle vittime di reato, che è un altro fronte ancora. Come fai a dire no, io parteggio per i ladri, visto sempre citando guardie e ladri, queste persone dicono nessuno pensa mai a quelli vittima di reato, perché è il fratello di quello che quello lì ha ammazzato, perché tu scrivi il libro su quello che è finito dentro e non scrivi il libro su mio fratello che è morto perché quello ha fatto una rapina? C'è risposta? No. purtroppo non c'è risposta, nel senso che fa parte della varietà umana. Mi viene in mente un film dei fratelli Dardenne, che sono tra i registi che io amo di più, che si chiama Il figlio, in cui questo signore che ha una falegnameria più o meno industriale, a un certo punto gli viene ucciso il figlio da un bullo, parliamo di adolescenti, per una stupidaggine, e nel percorso di ministeriale, di rieducazione, di alcune cose, finisce a lavorare da lui il ragazzo che gli ha ucciso il figlio.
sai, lì entri dentro proprio con tutte e due le gambe in dei temi che investono la filosofia più che i sentimenti, investono la nostra natura. Insomma, il collega Dostoevsky aveva parlato di apici, abissi, non ho una risposta intelligente da darti. Io sono chiaramente entrato sempre, mi sono rivolto a, dopodiché il carcere è ampio, cioè ci sono quelli che aprono e chiudono i chiavistelli. È chiaro che chi ha però le chiavi in mano è diverso da chi la chiave non ce l'ha. Questo, questo come dire, certo, fa parte appunto, se vuoi, di un gioco come quelli che costruiva Maria. E ora fai una domanda, forse tu? Allora, io devo dirti, devo chiederti due cose. Allora, io ho trovato molti punti di contatto. Grazie. Con l'altro libro. Perché è vero che questo libro qua ha, all'inizio è scritto con queste frasi molto lapidarie, però ci sono, io ho percepito la voce del narratore che parla di Maria come una voce molto che accompagna Maria, cioè la descrive, però è comunque comprensivo, non riesce ad essere né giudicante da una parte né troppo accomodante dall'altra. Si sta sul mezzo, ma è come se fosse una voce molto accogliente, e l'ho trovata anche nell'altro romanzo, perché anche Rosa viene raccontata, non viene giudicata, viene raccontata. E sono due romanzi che hanno molto in comune, perché io ho trovato, secondo me ci sono, la storia vuole anche parlare di libero arbitrio, nel senso che entrambe hanno fatto delle vite, hanno scelto, non si sa, hanno subito delle vite molto complesse, e non si sa se queste cose siano per forza costruite su quello che una persona fa a livello di catena di decisioni, o viene fuori anche dall'esterno, cioè vieni portato a fare determinate scelte. C'è molto sul libero arbitrio su entrambi i romanzi. Era una cosa voluta o mi sono fatta un film? Cioè, Maria ha fatto un percorso comunque difficile, cerca di dare un senso a questa uscita, cerca di trovare un suo modello di vita, cerca di diventare qualcosa di migliore rispetto a quello che si è lasciato alle spalle. Ragazzi, sembra una calamità, cioè, come dire, ma c'è libero arbitrio in questa cosa, puoi fare, sei solo la causa dei tuoi mali, a volte sei obiettivo non voluto. E Rosa, secondo me, ha fatto la stessa vita, cioè comunque ha cercato di vivere al meglio, però effettivamente dall'esterno si è sempre tentati di puntare il dito. Non è facile, sono dei romanzi importanti proprio perché dici, sono io che giudico troppo e questa persona ha cercato di fare il meglio, e ha cercato. Poi... Beh, intanto grazie, cioè, vivo tutta la domanda come un gran complimento, però faccio io una domanda a te. Ci sono vite che non sono complesse? E quel dito puntato può essere, penso, puntato credo a tutte le vite che sono chiuse qua dentro, anche se non sono state in carcere, anche se non hanno fatto la prostituta per 50 anni. Se c'è un gioco letterario e di empatia che provo in questo libro, come anche in quello precedente che hai citato tu, è che Maria, Rosa potrebbero essere, tenendosi sul femminile, cassiere della Coop, guardie carcerarie, libraie, e i desideri, le paure, le istanze credo si somiglino. Non perché una ha fatto la prostituta per 50 anni ha dei livelli di fallimento o apici di, senza arrivare alla felicità, di serenità diverse da chi, anzi, mi viene da dire, anzi. Allo stesso modo Maria, quando dico all'inizio, a un certo punto non devi avere più voglia di sapere perché lei è stata in carcere, perché questa persona tutto sommato deve avere le stesse desideri e paure tue, di un direttore di carcere, di un assassino e di una qualsiasi altra categoria umana, credo. E i nomi invece delle protagoniste? E su Rosa sono proprio totalmente inciampato in un... Per scemenza, perché chiaramente la prima cosa che mi hanno detto tutti è la canzone di Andrea, però io sono così stupido che non c'avevo, ti giuro, lo dico giurando su quello che ho di più caro, che non c'avevo minimamente pensato che Rosa fosse, e invece Rosa, perché così è un nome d'arte, volevo dare un nome d'arte a Piera, che invece è un nome tipicamente torinese,
volevo dare un nome d'arte come i nomi d'arte si davano, semplici, perché non erano quelli delle dive di Hollywood, si arriva a un nome anche abbastanza snello da anche recitare nell'amore, questo me l'aveva detto lei, cioè in alcuni ambiti si arriva a un nome che come desse come sprone. Sì, sì. Vieni dalla tua rosa, quelle robe lì. Maria. Ma confesserei una megalomania. Maria mi piaceva anche dipingerla come una specie di Cristo, un Cristo tra le macerie. E quale nome più universale di Maria? E te lo dice uno che se entra in chiesa prende fuoco. Autocombustione. Esatto. Ok, non so se c'è qualche altra domanda, altrimenti la possiamo anche chiudere così. Io grazie. Ti ringrazio, è stato molto piacevole chiacchierare con te e grazie anche a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Grazie molto.